Ma dice che stanotte è uscito il nuovo singolo di Shiva. Ma veramente? Sì, è uscito stanotte. Si chiama Niente da perdere. Veramente? Sì. Ma perché, mo scusa, ma mo mi vuoi dire che a te piace Shiva? A me non dispiace. E a te? 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 Bene, ragazzi, non me lo aspettavo da Shiva. Un altro singolo. Tanto per cambiare, niente da perdere. Ragazzi, dura pure quasi 3 minuti, eh. Stiamo esagerando, Shiva, perdonami. Comunque, ragazzi, la cosa più importante che possiamo notare in questa cover, sembro Alberto Angela. La cosa più importante che possiamo notare è questa data qui, 10 giugno 22. Nuovo album di Shiva? Chi lo sa, ragazzi, chi lo sa. Vabbè, ragazzi, io direi di buttarci subito nell'azione. Ho già pronta la lavagnetta. Vai, 2 minuti e 46 di pura magia. Iniziamo subito, vai. Vai, arbitro. Frischi all'inizio della canzone, vai. Sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non c'era un posto per me, ora è tutto a posto per me. La verità mi ero sopra quei marciapiedi, ora sopra i palcoscenici. Ora che sei marciapiedi, mai mai avrei pensato che tu fai, non sai perché non avevo niente. Che poi ti guardi negli occhi e capisci che se puoi ancora fidarti, non sono io come te. Erano spente, tu hai volato buono, uno cattivo. Non so che sembra fatto apposta. Ho il cuore in divieto di sosta. Ho i pezzi da 100, ancora che imparo, solo 20 sposta. Nel locale sorseggi spumante. Quando ti arrabbi se mi sbagli, tu sei la parte giusta dei miei sbagli. Che tu fossi quella giusta per me. Non avevo niente che potevo perdere. A posti, ora mi guardi negli occhi. Se puoi ancora fidarti, non sono come gli altri. A me non piace sta roba. Lo dico subito. Sta roba troppo smielata non è che mi fa impazzire. Ripercorre molto lo stile di Pensando a lei. È molto quello stile lì, proprio smielato. Però è quello smielato un po' troppo. un po' troppo da TikTok. Quello smielato. Non lo so, portato un po' all'estremo. Anche quando para ste frasi troppo smielate, il cuore in divieto di sosta, ma non lo so, ne ha dette anche altre. Melodicamente mi piace, è bravo, Shiva, crea belle melodie, belle linee melodiche. Ci sta, su questo genere ci sta. Però i testi, raga, non. Troppo adolescenziale. Vabbè che è giovanissimo, però. Un po' troppo infantile, diciamo, questo stile qua, proprio il modo di scrivere, dai, non tanto la melodia, perché poi ci sta, la melodia è figa. Mi ricorda molto Sonora, come ho scritto sulla lavagnetta. Però non vi posso dire che mi è piaciuto. Troppo adolescenziale, non fa per me, non fa. A voi è piaciuto? Sicuramente, raga, su TikTok questa spaccherà tutto, sicuro. Io la boccio, raga. Io gli do un 5. 5 che si avvicina a 6 solo per il ritornello, che comunque è carino. Sembrano quelle canzoni che si facevano, ma tipo 10 anni fa, quelle canzoni d'amore che tutti provavano a fare per spaccare. Parlo degli emergenti, però, non di artisti già affermati. Queste canzoni d'amore con i beat molto smielati, si cercava di emergere facendo il singolo d'amore pop con la strofa rap. No, ragazzi, no, non ci sia, non mi piace, non mi piace. A me almeno non piace, no, è una questione personale. Stiamo parlando di gusti personali, poi ovviamente ci sta chi piacerà sicuramente. Il prodotto è fatto bene comunque. Il ritornello è figo. Avrei solo cambiato le strofe che non mi piacciono proprio. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto? Fatemelo sapere con un commento. E ne aspettiamo il disco, allora, sicuramente il disco spaccherà. Farà sicuramente degli street single, dei banger pesanti, come ci ha abituato. Ecco, lì dà il meglio di sé Shiva. Questa versione romantica di Shiva non mi convince appieno, però staremo a vedere. È ancora giovane il ragazzo, deve ancora crescere. Diamogli tempo. Vabbè, questo è tutto, ragazzi. Ci vediamo a una prossima reaction. Ciao.